Ma è vero che se lavori di più produci di più, oppure tante volte è vero il contrario, cioè che non so se capirà anche a te, più lavori e meno riesci a portare a casa il bottino. Oggi parliamo proprio di lavoro e produttività e diamo 7 suggerimenti per liberi professionisti e imprenditori per migliorare la produttività e non lasciarci schiacciare dallo stress. Io sono Roberto Ausilio, psicologo, coach, psicoterapeuta e aiuto gli imprenditori e i professionisti a bilanciare lavoro e vita privata e a sbloccarsi, abbassare il freno a mano e a vivere la miglior vita possibile. Se ti piacciono questi argomenti, iscriviti alla nostra Academy PsyLife per la crescita personale e seguimi sul canale YouTube Psicologia e Vita. 7 suggerimenti. Il primo che ti posso dare per evitare di perdere tempo ed evitare di andare in burnout e in stress eccessivo è quello di definire chiaramente i tuoi obiettivi. Che vuol dire? Vuol dire che spesso ci troviamo a partire un po' così alla cieca rispetto a tutta una serie di cose. Dice, vabbè, partiamo e poi vediamo che cosa succede. Ma partire così senza un planning, senza degli obiettivi chiari, senza capire qual è la tua visione della vita, diventa sicuramente un gioco al massacro. Secondo, pianifica la tua giornata lavorativa. Spesso ti trovi, diciamo, a inseguire cose che sembrano importanti, ma alla fine della giornata dici: ma che cosa ho fatto di veramente significativo? Nulla, il nulla cosmico. E allora fai una to-do list, una lista di cose da fare all'inizio della tua giornata e cerca di attenerti a quello. Ti sarà utilissimo perché quando tendi a disperdere energia, a trovarti un po' in una situazione che non sai bene che cosa fare, ti rivedi la tua listarella e allora lì diventa tutto più facile. Terzo, evitare distrazioni. O notifiche, piripi, piripi, continuamente, eccetera, ti portano via dal tuo centro e dal focus. E quindi il consiglio mio è quello di dedicare delle ore di iperproduttività libere dalle distrazioni. Significa che il frigorifero lo spegni, lo metti il cellulare, lo spegni, lo metti nel frigorifero e non ci pensi più. E questo è fondamentale perché altrimenti sarà difficilissimo ritornare su quello che stavi facendo. Quarto, ricaricati e prevedi delle pause di disintossicazione dal lavoro. Questo lo devi fare sia all'interno della singola giornata, sia all'interno della settimana, sia all'interno del mese, dell'anno. Pianificare le tue pause è molto, molto, molto importante. Quinto, respirazione e rilassamento. Utilizza delle tecniche di respirazione, di rilassamento, di meditazione che ti insegno all'interno dei videocorsi che trovi in PsyLife. E questo sicuramente ti aiuterà a focalizzare la tua attenzione e a non disperdere energie inutilmente. Sesto, calendarizza il piacere. Noi, se ci fai caso, abbiamo un'agendina sempre bella piena zeppa di impegni lavorativi e non c'è mai tempo poi per noi. Invece è una buona abitudine iniziare a mettere in calendario anche il piacere, le cose belle da fare, lo sport, le uscite con gli amici, il tempo da trascorrere insieme alla tua famiglia, perché è un tempo anche quello importante e sacro per la tua ricarica e per il work-life balance, cioè per il bilanciamento tra la vita privata e la vita professionale. Settimo, gratificati di tanto in tanto e festeggia i tuoi successi. Anziché sottolineare solamente le cose che non vanno, prova a prenderti anche del tempo per festeggiare i tuoi successi. Quando le cose vanno bene, facci caso, notalo, prendine nota e datti la possibilità di festeggiare ciò che raggiungi. Fammi sapere come va con questi 7 consigli, scrivilo qui nei commenti. Continua a seguirci all'interno dell'Academy PsyLife per la crescita personale. Se hai bisogno di una mano professionale, chiedimi in privato e potrò affiancarti in un percorso di accompagnamento. E ti saluto con una bella frase di Schopenhauer che dice che solo la luce che uno accende a se stesso può risplendere in seguito anche per gli altri. Ciao, buona vita!